arrivati a queste cifre astronomiche? Le spiego. La questione nasce nel 2012. Nel 2012, fino al 2012 noi abbiamo sempre pagato regolarmente la tariffa sui rifiuti urbani. Nel 2012 Aspen viene a fare un accertamento alla nostra ditta dicendo che la superficie dichiarata non corrispondeva alla realtà, si parlava di migliaia di metri. A quel punto lì, e chiedevano un ulteriore incremento della tariffa con un adeguamento anche per gli anni precedenti. Noi a quel tempo ci eravamo già attivati e avevo fatto fare un'inchiesta dalla Unione Industriali che aveva dato come riscontro che Varese pagava da 2 a 11 volte più del resto della Lombardia. Approfondendo la materia e sollecitando l'aiuto di chi era allora all'opposizione, si era attivato consigliere Mirabelli, è stata istituita una commissione affari generali su Aspen e seguendo queste commissioni avevamo scoperto che Varese adottava dei parametri, cioè la tariffa sui rifiuti urbani si basa sulla legge Ronchi. La legge Ronchi è il DPR 158-99. Questo DPR prevede per le attività, sono 30 categorie, prevede dei parametri minimi e massimi che si chiamano KC e KD, che sono i chili che producono le imprese al metro quadro. E il DPR molto chiaro dava dei minimi e dei massimi che si potevano adottare, minimi e massimi che erano stati determinati da una statistica fatta in Italia. Aspen aveva fatto a suo tempo un rilievo sul territorio e aveva detto che i parametri corrispondevano esattamente al DPR. Purtroppo, quando hanno fatto il regolamento, hanno preso per alcune categorie i massimi ammessi dalla legge e li hanno moltiplicati per due, ingiustificatamente. Ma voi non è che pagavate tanto perché avete degli scarti industriali? No, no, i scarti industriali noi li paghiamo, perché noi paghiamo tra parentesi, questo è un altro tema, perché c'è anche il discorso che il regolamento, ai tempi abbiamo fatto anche l'esposto, che abbiamo fatto di nuovo adesso, cosa succedeva? Succedeva che questi parametri non potevano essere derogati, la legge è chiara in merito. Varese per giunta aveva adottato per 17 categorie dei parametri molto superiori ai massimi ammessi dalla legge. Per 5 categorie e parametri decisamente inferiori a quelli ammessi dalla legge, in modo del tutto arbitrario. Quando abbiamo sollevato la questione, è stata istituita una commissione che ha riportato i parametri nei termini di legge. Questo ha comportato comunque che tutte le aziende di Varese, 17 tipologie di attività, per anni abbiano pagato anche il doppio di quello che dovevano pagare. Ah, senza accorgersene, diciamo, di questa restrizione. Chi se ne accorge, ma anche noi ce ne siamo accorti nel momento in cui la tariffa era diventata Ah, insostenibile. certo. Tenga presente che non c'è solo questione della tariffa, c'è anche la questione delle superfici. Noi abbiamo studiato a fondo la legge Ronchi prevede che le aree che producono prevalentemente rifiuti non assimilabili all'urbano, rifiuti speciali, e che li devono smaltire attraverso altre società, noi paghiamo appunto 3.000 euro per smaltire, sono i trucioli, noi siamo un'industria meccanica. Truci altre cose, queste zone di produzione non conferiscono rifiuti urbani e non sono assoggettabili a tariffa. A noi ci conteggiano un'area di 1950 quando l'area reale, che sono gli uffici, più la mensa e altre cose che sono quelle assoggettabili, sarebbe tipo 250 metri, una cosa del genere. E anche lì c'è la legge, abbiamo scaricato anche tra l'altro sentenze della Cassazione e altre cose che chiaramente indica questa direzione che a Varese non è mai stata rispettata. A questo Cosa Varese vince, succede? intende? No, Varese Comune. Varese Comune. Questi sono legato al Comune di Varese. Cosa succede? Perché è tornata in questo momento fuori questa questione? A suo tempo, quando ci eravamo attivati e avevamo fatto le nostre rimostranze per la tariffa ed era stata modificata,
avevamo chiesto ad Aspen, che ci doveva mandare nel 2012, di correggere la bolletta del 2012 con tanto di posta certificata, questo, cioè noi non abbiamo mai detto non vogliamo pagare. Noi hanno scritto ad Aspen in posta certificata dicendo bene, per cortesia ricalcolate la bolletta secondo la legge, quella che prevede la legge nazionale. Aspen per 4 anni non ha mandato bollette, ne aveva mandato diversi solleciti, non è successo niente. Passati 4 anni andavano poi in prescrizione, scadenza i pagamenti, ci hanno rimandato la bolletta di 15.000 euro per il 2012. Tenga presente, io ho sentito attività simili alle nostre sul territorio nazionale e della provincia di Varese. La media sulle nostre attività similari dai 1.500 ai 2.000, a seconda di vari parametri. Cosa succede? Succede che Aspen ci manda questa nuova richiesta di pagamento e noi rispondiamo nuovamente ad Aspen e ha detto: attenzione ragazzi, io vi voglio pagare, però la tariffa me la dovete riportare nei termini di legge. Aspen ha detto: vediamo, vedremo, ci hanno mandato adesso il sollecito a pagare e noi siamo disponibili a pagare una tariffa che è palesemente scorretta. Vabbè, ma quindi intendete fare i corsi legali? Cosa volete fare a questo No, noi punto? abbiamo fatto intanto l'esposto in procura, Sì. perché noi riteniamo, allora, a parte un danno che abbiamo subito, perché se venisse giù noi abbiamo faldori, abbiamo dovuto seguire, studiarci la legge, combattere per anni per questa vicenda. Un esposto alla procura, tra l'altro, per chiarire, perché noi abbiamo chiesto anche, abbiamo fatto accesso attraverso il FOIA, che è il film, quello per poter accedere agli atti del comune, abbiamo chiesto gli atti come erano state determinate le tariffe, ci è pervenuta della documentazione che praticamente conferma la nostra ipotesi che le tariffe fossero irregolari, e noi ci riteniamo in parte truffati per gli anni precedenti. E anche adesso non riteniamo di dover pagare una cosa ingiusta, perché ci hanno detto: vabbè, voi pagate, poi semmai fate ricorso alla commissione tributaria. Però io trovo scorretto che l'imprenditore, dopo averti dimostrato che comunque quanto stai richiedendo si basa su dei fondamenti sbagliati, debba spendere adesso per il commercialista, dovremmo pagare comunque il ricorso, cioè ci manderanno la bolletta, noi dovremo pagare questi soldi, e poi dimostrare successivamente in commissione tributaria di avere ragione, con tutti gli interrogativi di come funziona una commissione tributaria. Ma Quindi noi abbiamo diciamo fatto che l'esposto. L'esposto nostro verte uno sul fatto del danno subito, e l'altra cosa chiede dei chiarimenti come sia stato possibile che il Comune di Varese abbia applicato tariffe superiori alla legge per alcune categorie e sotto i termini di legge per altre. Come mai c'è stato questo favoritismo? Vabbè, ma i vostri colleghi non si sono lamentati, le vostre associazioni, Allora, questo ai deve... tempi ci eravamo attivati tutti. Ci eravamo attivati, avevo sentito diverse aziende, avevo portato su in commissione affari generali una ventina di aziende. Ai tempi ricordo c'era Cobra, non so se lei la Sì. conosceva di sicuro, loro pagavano 50.000 euro di rifiuti all'anno, questo si parla di, quando si parla di rifiuto urbano, si parla della carta, i bicchierini del caffè, queste cose, quelle che si possono conferire, che erano delle cifre paradossali, cioè fuori da qualsiasi, cioè assolutamente assurde. E niente, e adesso ci hanno richiesto questo, noi avevamo detto: bene, o riportate, noi siamo, paghiamo la tariffa, però paghiamo quello che prevede la legge nazionale, perché tu mi imponga una tariffa senza giustificarmela, mi sembra una cosa giusta e corretta. Vabbè, noi sentiremo anche Aspem e Assolutamente, cercheremo se vuoi insomma di... sentire anche per informazione, perché a suo tempo ha partecipato alla Commissione Affari Generali e ha elaborato un nuovo regolamento, il consigliere Mirabelli è molto al corrente della vicenda. Ma
gli altri consiglieri non si sono mossi perché ho visto Allora, cosa succede? Succede che, tra parentesi, questo è Galparoni, preciso, Monti che sono stati citati. Galparoni era nella commissione insieme a c'era la commissione per i rifiuti, erano Galparoni, Mirabelli, non ricordo più chi altro fosse. Emanuele Monti, forse. Potrebbe essere Monti. Sì, quella Lega. Sì. Però chi aveva seguito particolarmente la vicenda era Mirabelli, onestamente, perché è stato lui quello che aveva chiesto l'istituzione della Commissione Affari Generali con Aspi, ma cui aveva partecipato l'allora presidente Malnati. Questo è uno. L'altra cosa, gliela dico, è che quando abbiamo dovuto, ai tempi, adesso abbiamo potuto accedere a degli atti a cui allora c'era stato negato l'accesso, avevamo fatto ricorso al TAR. Il ricorso ce l'aveva fatto Galimberti, Ho capito. Attuale sindaco. attuale sindaco. Adesso abbiamo fatto, alcuni atti ce l'hanno consegnati. Al 15 c'è la scadenza perché hanno tempo 30 giorni per rispondere, se non lo dovessero fare ricorreremo anche su quelli, perché mancano le motivazioni di aver determinato delle tariffe fuori dalla legge, favorendo alcuni e sfavorendo altri. Beh, però adesso che c'è il cambio di sindaco potrebbe intervenire Galimberti a questo punto. Galimberti ci ha convocato, questo va detto anche per correttezza. Abbiamo già fatto l'intervista e tutto, ci ha convocato, ci aveva già convocato una volta per sentire come andavano le cose e abbiamo spiegato che ci è arrivata la bolletta di Aspen. Lui ha detto, vabbè, al limite andrete in commissione tributaria, noi avevamo già detto, fa guarda, io non voglio arrivare alla commissione tributaria perché non vedo perché debba farmi carico di ulteriori spese su una cosa che anche tu sai benissimo che è scorretta. Però diceva, purtroppo ci sono i meccanismi della burocrazia, io posso capire tutto, però se la vittima poi della burocrazia devo essere io e stare, devo essere io e starmene qua a dover pagare una cosa palesemente fuori. Beh, però per il futuro, adesso che è cambiato sindaco, potrebbe farsene carico comunque. Allora, sicuramente cambieranno, cioè, una parte è cambiata nel 2013, perché grazie all'intervento di Mirabelli. I parametri sono, se non altro, stati rimessi nei parametri previsti dalla legge. Adesso i parametri di Varese rispecchiano esattamente il DPR 158-99 e questo è stato messo a posto. C'è sempre la questione delle superfici tassabili, perché la legge Ronchi in merito è molto chiara e Varese invece non ha ancora applicato alle attività, parlo in particolare delle industrie, una tassazione su superfici che rispecchi quella legge. Noi abbiamo anche qualche regolamento di Varese che in quello dà molto adito a discrezioni, perché da una parte dice che siccome i magazzini non vanno tassati altre cose, poi dicono il paragrafo dopo, però se i magazzini fanno parte delle stesse aree, non sono perfettamente identificabili, allora devi pagare, cioè, una furbata, sinceramente. Che però dà possibilità di discrezionalità a chi va a fare l'accertamento e crea delle situazioni in cui uno paga tanto e l'altro paga poco. Vabbè, ma i vostri colleghi vi seguono in questa cosa o ognuno per sé? Guardi, allora, a suo tempo, detto onestamente, c'eravamo mossi, si erano attivati in diversi, quella cosa, siccome adesso noi stiamo ribattendo ancora sul 2012, perché nel 2012 l'avevano messo, l'ASPEM l'ha messa, ha tenuto dormiente fino ad oggi e l'ha ripescato adesso, nonostante, ripeto, noi avessimo chiesto con posta certificata che ci mandasse la bolletta corretta. Altri hanno pagato, alcuni sono stati contenti perché già con la riduzione del KC e del KD pagavano di meno. In gran parte sono tutte aziende piccole, hanno pagato e sono stati zitti. Nel nostro caso si parla anche di una cifra piuttosto Esagerata, importante, sicuramente. cioè perché 15.000 euro, noi siamo una ditta di 22 persone, di 3.000 metri, meccanica, cioè io i rifiuti urbani li produco nell'ufficio e le altre cose,
tutto il resto invece sono rifiuti che non posso conferire all'ASPEN. Gli stessi stracci, ad esempio, sono stracci contaminati, li devo conferire a uno che fa raccolta di rifiuti speciali. Quindi la sostanza sono i rifiuti di 250 metri, mi diceva, non di 3.000, quindi. Adesso, noi ci hanno imputato 1950, cioè sono venuti qua, ogni volta hanno fatto un calcolo diverso. Torno indietro l'ultimo passo per dire la scorrettezza che c'è stata da parte dell'amministrazione nei nostri confronti. Ai tempi ci dicono, voi avete dichiarato X metri, 1600 avevo dichiarato ai tempi, perché semplicemente mio fratello era andato ai tempi, comunque dice, questa è la piantina, quanto dobbiamo pagare? Va bene. Non ponendoci dei problemi. Quando però e loro hanno detto devi pagare, loro hanno detto voi avete dichiarato, lui ha detto bene, se tu dici che io ho dichiarato, mi tiri fuori la dichiarazione firmata da me. Certo. L'abbiamo persa. Cioè, Ah, addirittura. voglio dire, siamo alle comiche. Situazione di cui è corrente Galimberti e al corrente anche l'attuale presidente di Aspen Azzali, sanno tutti com'è la situazione. Ad oggi la loro risposta era e purtroppo per questioni burocratiche, di procedura e altre cose ci troviamo costretti, cioè, costretti però, tu sei costretto ma che pago, pago io. Certo. Va bene, sentiremo anche gli altri interessati e vedremo un Assolutamente, po'. no, mi sembra più che corretto. È Per tutto. inciso stasera ci ha chiamato, glielo dico perché. Ci ha chiamato il sindaco per, non so cosa vorrà dirci. Certo. Va bene, Sentiremo, Francesco. noi contiamo perché tra parentesi abbiamo, tra le altre cose, sostenuto questo cambio di amministrazione. Speriamo che ci siano segnali, se non altro, di dialogo, Certo. perché è questo che noi cerchiamo alla fine. Certo, di capire e Oltre vedere al se. fatto che vorremmo che comunque il regolamento non faccia piacere a nessuno, ma che rispetti le leggi italiane. Esattamente, certo. Va bene, la ringrazio tutto, Giuseppe Prego. Amedeo, Vise Press. Arrivederci.